Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, abbiamo visto tutti che dovevano arrivare oggi le sfide della settimana numero 5 di Fortnite, ma purtroppo per un problema tecnico gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di posticiparle al 31 maggio intorno alle ore 11 del mattino. Non hanno reso disponibile il perché di questo cambiamento di programma, ma ci auguriamo che non ci siano stati grossi problemi a livelli, come al solito, di attacchi, a livello di server instabile. Non sappiamo bene perché, ragazzi, ma comunque ci hanno garantito che arriveranno e speriamo che ci diano anche magari qualcosina extra in premio, giusto per tenerci buoni, come quando era successo che i server di Fortnite erano stati giù per 10 ore. Beh ragazzi, volevo cominciare con voi ad affrontare le sfide di questa settimana e particolarmente a parlare di quella che ci viene proposta praticamente ogni volta, che è trova dei forzieri in un determinato luogo. In questo caso i forzieri sono 7 e ci chiedono di essere trovati ad Asti Depot, i vecchi magazzini muffiti, in poche parole dove c'è il cratere del meteorite. Ho un bel video ragazzi fatto con il drone che vi mostra uno per uno tutte le location che potete decidere di utilizzare per trovare il vostro chest e quindi partire anche già avvantaggiati rispetto agli avversari. Mettiamolo subito ragazzi e lo andiamo a commentare assieme. Il primo, lo vedete ragazzi, punta verso la coppia di magazzini. Facciamolo andare nel magazzino rosso, noi ci entriamo ragazzi e come vedete subito dopo il container blu c'è un bellissimo chest che vi aspetta. Molti non scendono proprio nei due magazzini ma vanno direttamente giù dove c'è il meteorite. Di qua ragazzi, nel secondo magazzino sul bordo dove c'è il cratere che termina, come vedete ce n'è un altro che è lì in bella vista, lo potete prendere senza nessun problema. Scendendo ragazzi, qua avanti nel container rosso ce n'è un altro e sono già 3 chest presi in una manciata di secondi. Continuiamo e ci spostiamo ragazzi nel centro, nel nucleo dei magazzini muffiti. Come vi faccio vedere, in questa piccola struttura creata che comunica con la parte centrale, sopra il tetto di questo mini laboratorio, troveremo il nostro quarto chest. Proseguendo sempre più avanti, alla sinistra, alla destra, se la vedevate da dietro, in quest'altra struttura di colore grigio, possiamo avere la fortuna di trovare 2 chest e 2 casse di munizioni. Terzo chest, anche dentro, scusate, qua siamo andati un po' veloci, terzo chest ragazzi, di quelli che ci sono all'interno del nucleo di magazzini muffiti, lo troviamo, adesso ve lo faccio rivedere, qua ci sono quei due vicini, aspettiamo un attimino che li rivediamo, eccoli qua, 1 e 2, di fianco all'elicottero nell'altro piccolo container ce n'è un altro. Ovviamente se andiamo nell'altro e ultimo edificio creato con il laboratorio sopra il lettino ne troviamo un altro, e un altro ancora lo possiamo trovare invece nel meteorite. Di fianco nelle due torrette, se siamo fortunati, ne troveremo ancora 2. Vi ricordo ragazzi che ci sono, come ci sta dicendo anche il video, ce n'è un altro nella struttura nera, sempre dentro, un altro ancora nel camion e ovviamente ragazzi ce n'è uno nel camion esterno e l'ultimo è invece dentro il camioncino dei gelati, quello da 100.000 punti salute, ovviamente impossibile da prendere se non con un bel po' più di persone rispetto alle 4 della squadra. Beh ragazzi, questi erano i 12/13 chest che sono disponibili nel nostro magazzino muffito. Io spero di avervi schiarito un pochettino le idee per avere un punto di approdo sicuro e per poter prendere i chest e concludere quindi la sfida in una maniera molto più rapida. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un bel like.
di iscrivervi al canale e soprattutto di condividerlo con tutti i vostri amici su tutti i vostri social. Noi ci vediamo in live! Ciao!